Sono quando ero una ragazzina a Barraro e a Parrone. C'è un campo sportivo. A Parrone, mo, che hanno fatto il campo sportivo a Parrone. E Barraro. E su Tavitna, che ancora non arriva, ma arriva un'altra poca. Arrivamo sotto le casette a tutte Vitna. Yeah, quando arrivavamo per qua, che sotto il bombolaro, che tutti non ricordiamo, sotto le casette del bombolaro, che mo... Chi c'era meglio insieme qua, no? Chi c'era meglio, capace? Che le case si derubate là? Chi c'era meglio, quelli lassù. Che lì era del bombolaro, lì sotto. Le case là basso sono i quaroni del bombolaro. Del bombolaro, lì, no? Sì. Quella casa lì sotto gli munci di casa. E ecco, si vede pure il mulino vecchio dove andavamo a macinare urano lì, fuori un mulino che si chiamava passante allora, Nicola. Lì fuori, dritto lì. Proprio sotto la ponte lì. C'è ancora un mulino. Tutto qua è da parte di chi stava vivendo, che le aveva vita lì. Le due casette, una da circostanza, quando arriva lì. Che catta, che la caduta era da circostanza. E quelle casette là fuori a Vitena, tutta Vitena, allora quella a destra era da Benestare della zia che si vede che è caduta e quell'altra era la nostra. Hanno fatto un ponte le basce proprio vicino alla cebbia. Quella curva là sotto le casette proprio era la cebbia onde bevevamo l'orto noi. Ancora esiste, ancora ci sta, ma acqua viene poco. Perché si perde l'acqua, c'è. Si perde, l'acqua. Ci sta, ma no, è abbandonata proprio. No. Ora questa qua si chiama via Fratello Bandiera, siamo fuori a Timpa, dove sta c'è Mastro Mico Guardararo, proprio qua, questo cantone qua. Ho sporcato pure. L'hanno fatto, si chiama via Fratello Bandiera. Qua. Parlano poco forte. E non mi ricordo cos'è. La figlia di Scupio era? No. Tu era il figlio qui. La figlia mi cantoni. Mi cantoni un po'. Se non diceva così. Come? Che lui era Rosa, la figlia mi cantoni. Casimo l'ha veduta dall'aeroporto, le ha andata via. Io forno da tempo, un giorno da tempo. Io all'aeroporto si l'ha veduta, che deve pure a Petra, a onde facevano i bus. Genna Zappia, Genna Zappia, o figlio di Genna Zappia. Mondava la fattoria che fa un. E ancora fanno. Chi lì le supa, onde era? Le supa a Iocane? No, a Iocane. Come si chiama la supa? Casimo supava vecchia. Io sono stato assai meravigliato che casi cammina tutti i strati, queste strade con la macchina. Una volta lavoravamo, camminavamo con i sumeri, ma ora camminavamo con la macchina. Aspetta. Dove cacco? Fuori la curva di camminetti. Vai. Come ora noi siamo qua, fuori a casa di Giannazzo e la veduta è fuori a curva di camminetti. La strada nuova che si va in strada nuova di sopra, si va in sopra per Paccareri. Quella è la curva e camminetti là. Ah, benissimo. E come ora siamo a Strada Nuova in su, vicino a Gianna Zappia, proprio là lo cantone, la Gianna Zappia, e facciamo la veduta per la curva e camminetti. Da Strada Nuova in su. Allora questa è una strada vicino a Peppino Zappia che dalla strada che vai su Bobo a casa. Ancora siamo da Casupa a Peppino Zappia, la veduta è che da Benettiamo con Ferro Rocco guidarci che si va in schiena su Pomolino. Sempre Franco sta prendendo i fotografi. Guidaccio è quello che filma questa veduta di benestare per noi e sogno Ciccio Pollifrone che parla. Siamo già arrivati su Pomolino, la casa da Benettame di Guidaccio e la veduta di Coradacchi, di Santi Povola, Coradacchi.
la casa dove abitava mamma mia per eterno, era dove abitavo io quando ero piccolo, la casa nostra, la pace. Il Giacomo, questo è il palazzo di Giacomo. Questa casa di Giacomo che si è sposata a Stella, a Stella Macri. A Stella, Macri. Thank you.
io sto seduto. E così è. Siamo sopra il refero qua, di fronte alla casa del zio. Come? A casa del zio tuo? No, no, il cugino, ma me cantone. Il tuo cugino, me cantone qui. Me cantone, il figlio di Ozio Giuse, a Bonattano. E a casa? A casa di Ozio Giuse a Bonattano. Ozio Giuse? Ozio Giuse, era. I quarti erano Ozio Giuse. Super Garreffene ora, siamo proprio super di Garreffene. La veduta è da, ci vede il palazzo di Donna Ranti, come pure sotto la chiesa nuova, la chiesa che fu fatta anni fa, che mai è stata usata. E ci vede a Chialante, la Agnura Serafina, si vede tutti là, sulla strada nuova. Siamo... ci tiriamo poi su a Timpe Frandina che si filma da sotto l'aeroporto fuori a Timpe, ci vedo tutto il panorama da Timpe, dal retto dell'aeroporto. Di Donna Rante con la Crezia, che super, si sta facendo da sotto la strada nuova. Come? Mi sta distribuendo il dottor Zappia. E ora Giacomo, un marito di Teresa, no? Di Teresa? Stella. Questa è una villa piccola che appartiene a un farmacista con la Crese, che a due ore mi pigliamo i medicini sulla farmacia. È una villa sotto la casa, sotto la farmacia. Cozzo Cardararo chiamato. Ok, a questo tutto si ricordano gli ai paesi della nostra. Ciao, mestre Cecci. A farmacia veniamo qua. Vedo questo, come vedi com'è bello, guarda. Perché? Come vedi? Signor, il fratello dove sta?
vedere i nostri cugini, che quando eravamo ragazzini signora, veniva a farmacia. Che ce la portiamo con noi se non ci dispiace, sì. No? Questa la... come devo dire? Che manco parlo bene. Cioè. Questa è la... come è? La nuora del farmacista? La nuora del farmacista, la moglie del figlio che è la Benestare del figlio di Peppe, che è morta parecchi anni fa. 13 anni fa. Ho lasciato la città per venire a vivere in solitudine, perché io venivo da Messina. Da Messina? Io sì. Quindi ho lasciato la città proprio per vivere in solitudine, perché ormai non mi sento di andare. A casa, sì, la farmacia, la Sant'Aria, qui. Sì. Certamente, perché io provengo da Messina, e ho anche la casa. Però il lavoro qui, questo qua era Mastro Ciccio Valletta della Forgia. E io e cugino Nino Rocca veniamo qua e lavoravamo. Facevamo un mantice là, no? E giravamo la molla nel muro nei cortelli. Qua siamo su Pomolino, là a casa di compare Rocca appena siamo qua. E comare Teresa ancora qua con noi. Casa i... Tutti gli e ora siamo i supa... supa d'un mulino, vero? Già. Yeah. E la veduta è sotto la strada 9 sotto, la... La casa di Giuseppino, la casa qui? Ma... Onde era un prevede, no? Onde era il prevede con pelle? Un prevede pelle. E chi lo è? Bovolino superiore. La vedete? Bovolino superiore. Su la loggia, su Pomolino di... È giusto. Tutto Mare Chiara, la strada che va su Tavitino va a Santa Nicola. Hanno fatto un ponte proprio sotto Mare Chiara. Sopra dalla casa nostra. Sotto dalla casa nostra. Yeah. Giusto sempre, ma io venivo qua a Ranocco e onde cazzo si affacciava io? Facciamo la fotografia della stalla di Don Ciccio. Una volta, la stalla di Don Ciccio. Una volta era Don Ciccio qui. Don Ciccio da Pescara. Don Ciccio da Pescara, era un punto di... fatto del prevede, sì. Mo credo che Peppe de Pascale... Un studio, Peppe de Pascale, un figlio di Don Bruno. Questa è la casa... un figlio di Giacca e Ferro, che chiamavamo noi quando eravamo piccoli qua, e sti sotto... Come se vai per sotto come Ciccio Ciccio Come se sotto a Vitena, proprio i supercelli Ciccio c'era meglio. Yeah, la strada nuova, che l'hanno fatto parecchi anni fa. Yeah. E da sopra andavate, atterrata. E la sopra è stata atterrata. E la sopra è stata atterrata. Quella casa è sopra atterrata, da quelle... Quella casa qui, Porte Rossi. Yeah. Che le era data? La casa della zia. E che gli altri che stanno fabbricando, andava gente, erano due guardie Romeo. Questa è la casa della figlia Cicci Ceraveglio, che era Cicci Ceraveglio anni e anni fa, e poi la figlia si è sposata e ha fatto questo bello palazzo qua, sotto a Vitena. Come si va a Vitena là? Tu vedi che le ho detto qualcosa? Stiamo calando per Vitena. Però mi sono sotto a Cicci Ceraveglio, sta via,
E quella strada che va a Santa Nicola si vede pure i casetti nostri là. Farà tempo. No, brother. No, e che è sotto i costi castello. Si monta la macchina che stiamo camminando noi. Fate tempo, non si finisce, no? Non si finisce, bello. Non si finisce stasera che su. Stiamo calando, quasi siamo vicino a Sciabetana, vicino a Vaglioni, quasi. A strada che gli è sotto da tempo. A strada che gli è sotto da tempo. Ah, questa è la strada che si va al campo sportivo. Ma questa strada vai a Parroni. Hanno fatto un campo sportivo. E poi abbiamo pure me. E lì fuori era... Questa fuori a Betana, si vede, e i casetti, alla. E mentre stiamo scendendo noi, e andiamo a Sciabetan, queste sono le casette. Ya, portiamo io per sotto. E vedi onde cava la strada? Ya, mo stai andando per sotto. Fra un paio di minuti siamo qua sotto o Vaglioni. Questa è la strada che calamo a Vaglioni. Come se cala che c'era meglio. Una volta non c'era questa strada. Una volta che non c'era questa strada, o la fecero, o no, o la fecero. Siamo cosumere veniamo qua. E me non calavo di qua però. Ma il cane si calava nemmeno, di sotto, siamo Vaglionello, Vaglionello. Ecco, stiamo arrivando ecco, sotto... Eravamo sotto Vaglioni. Vaglioni, che sto a ponte. E poi il capo la aspettava un po'. Ci sta la cebbia, che onde beveramo. Credo che... Ah, e questo è Ovaglione, proprio sotto all'orto nostro, sotto a Vetena qua. Ovaglione proprio davanti all'orto nostro. Hanno fatto un ponte proprio qua vicino alla cebbia. E questa via era da... A destra era da Benettano dopo Parrino Mico. Si è trasformato in una maniera che non si conosce niente. Soltanto si conosce che sta nei casetti. Se non era per casetti nemmeno si credeva che era qua roba nostra quando eravamo piccolini. Yeah. Quelle arangare là credo che erano roba da... Mentre la roba da Benettamo da zia e mentre la roba nostra che l'ha piantato a Benettamo tutti i cicci. E so... Pumara, non aveva più puma, mo. Allora già, i puma, sono puma, erano... Quale puma? Chi le ha pumare, quella? Rangare. È pumare che sta qua. Che sta qua? Che sta qua? Deve chiudere, deve chiudere. Non sono chiudere, hanno puma. Non ha puma, però. Andavano, quelle rosse sono puma. Oh. E quelle nei casetti? I casetti nostri, come si hanno trasformato, vedi? Oggi è... C'è la data, poi giovedì è giorno 17. O 18. Che ne sta sopra a Timpa? O 17. Là sta a Timpa, proprio sopra a retta a Timpa. E ci sta... Non calavamo sotto da Timpa, il calavamo cabascio. Hanno fatto un muro proprio lì ad arretto, proprio lì dove sta Cio Cardararo, hanno fatto un muro in cemento lì, e per mantenere, fanno i casi sopra. E che le casette a cabascio, è una casetta che era il cicci ceravelio. Oh, a Briglia andavamo io ti pigliamo la cazzo da Briglia, onde scivolavamo noi. Come pure che erano i lenzi nostri, che le da Benettanova da zia, e tutti i cicci, e quelli nostri pure. Come ora abbiamo arrivato fuori ai costi castelli e quella strada che va a Santa Nicola è la veduta sotto a Vitina da noi e attraversa, gira e va a Benestare che si segue qua. La ciccia c'è la veglia, sta cercando qua sotto. Guarda che faccia il trucco grande.
D'accordo, c'era meglio, vedi che carri che passano muovi qua. Non cambia, vedi? Non cambia la morte. Stiamo pigliando fuori a tempo. E qua sopra lo pontone, i sopra i vetano qua. Si vede che la strada che camminavano quando erano ragazzi noi, proprio si può dare a tempo. Io ho visto quando vai quello là, lo vai a Perrone, chi lo cambia vai a Perrone là, vedi? La strada che va a Perrone. A onde c'è la maniera del gesso? Là, là vai. Là a Perrone vai, sì. Tagliano te la NCC, c'era bene là sopra. E sotterra la cecatuzza, è da passare la cecatuzza passaggia. Ma lì era da circostanza lì sopra. Allora, ma che bacche... l'angolo era da circostanza? Non devi avere un puzzo. Poi gli dici. Poi gli dici. Si sente, no? Cazzo, ma sono trappito, no? Tutta roba da appena teneva la zia, qua onde facciamo un puzzo. Ricordo che era piccolino qua e lavoravamo con Peppe Romeo, cugino Peppi, e Santa Nicola quando facevamo un puzzo, andava all'aria qua. Giocavamo quando aveva una casetta fuori. Quando ho fatto 500
coli deve avere la nostra pure. Non è pure della. Non mi piace più. Ma che è piaciuto? E onde c'è la barella da parte di tutto ciò? Dove sta il campo sportivo? Che si credeva mai che a Benestare fanno il campo sportivo? Ja, allora, con la squadra in gamba. Come? Thank you.
visto oggi i nostri pani. Calabria, Calabria. Ma brutta e più brutta vita non ci dà. Ma aspettate, che ancora sono visto con tutto, aspettate. Se ci vuoi arrivare da lumeggio allora. Avvelenata, occupata. Ida. Più brutta vita non ci dà. Occupava brutta e più brutta vita non ci dà. Aspettate, che cazzo, io umano. E che? Barra me è un uno, tu di che temi, piccinetti. Ma che ospitale ci vira con io, compara me. Non è incarnita si può capire. Ma bui, esagerato. Sì, io. Sì, ti esagerate tutti dei due. Se l'ospedale ci viva, ti esagerate. Lo succede. La gamba di San Salato. E ho capito. Compa, lo sapete perché mi ha pigliato? Volte lo sapete perché? Attaccato, maestro. Che in compenso alla li sordi che compagno tutti. Va bene, più medadina non ci dà. Fai in compenso alla li sordi che compagno tutti. Rogni, va bene, più medadina non ci dà. Grazie. Adesso vi stavo per dire una canzone anch'essa d'amore. Perché se ti sta di una cosa che tu usa. Qual è questo? Mi voglio. Oh, no, questo è un questo che mangia io. Thank you.
capito? Tu non esiste quasi il domani. Thank you.
Thank you.
hire the best hairstylists, makeup artists, and even freelance walk instructors, like Jay Alexander from the Bronx. Thank you.
Come on.